sono Mattia Pecis, ho 25 anni, sono nato a Clusone, un piccolo paesino della provincia bergamasca, dove lì ho frequentato anche i miei studi. Nel 2015, dopo aver inviato il curriculum, sono stato contattato dalla segreteria di Carlo Cracco e da lì, dopo il colloquio con Luca Sacchi, sono entrato a far parte della brigata, dove all'inizio volevo rimanerci un mese e alla fine poi ci sono rimasto 4 anni e mezzo. Diciamo che la prima volta che ho visto Carlo è stata quando ovviamente lavoravo in Victor Hugo, proprio il primo servizio dove ero veramente spaesato. Mi ricordo proprio la scena dello chef che entra di corsa con la giacca ancora un po' sbottonata e arriva per il servizio della cena, perché in quel periodo durante la giornata registravano Masterchef e quindi era arrivato di corsa per il servizio serale e mi ero presentato molto, ovviamente molto intimorito da un po' la novità e tutto quel mondo che mi era sconosciuto, no? Poi da lì vederlo praticamente tutti i giorni ti fa abituare, non ti fa perdere quella paura o quell'ansia che avevi ovviamente all'inizio. Qui a Cracco Portofino abbiamo una cucina monoblocco, Gico, un'azienda alla quale lo chef ha voluto far fare su misura secondo le sue esigenze e anche secondo la sua personale esperienza, creando questo complesso veramente stupendo che ci ha permesso di affrontare la stagione ai massimi livelli senza darci ovviamente nessun problema neanche in alta stagione, ecco. La cucina è stata realizzata su misura in una cucina veramente in spazi veramente complessi, perché la cucina è stata incastrata all'interno di uno scoglio vero e proprio. Il blocco stufa è arrivato via nave, perché ci sono state ovviamente delle difficoltà nell'inserirlo, ma ovviamente tramite anche l'esperienza di Gico sono riusciti a operare in modo perfetto, utilizzando anche delle gru e facendola entrare precisamente all'interno della cucina senza nessun tipo di problema. Per la mia cucina la sostenibilità, ma anche per Cracco Portofino, è diciamo proprio la base. Qui abbiamo ridotto innanzitutto gli sprechi di qualsiasi materia prima al minimo. Abbiamo voluto iniziare togliendo tutta la carne e affrontando solo quello che riguarda pesce e verdure. Infatti nel nostro menù abbiamo tutto il discorso anche dei vegetali, perché qui abbiamo voluto collaborare con tutti gli agricoltori locali e i pescatori locali, che ovviamente possono fornirti una materia prima unica e che non ha nessun altro. Nel nostro progetto di sostenibilità c'è anche da guardare i consumi, giustamente, e quindi Gico ci ha permesso, grazie alle loro tecnologie, di ridurre i consumi veramente al minimo, permettendoci di cucinare alle massime prestazioni, ma avendo dei consumi energetici veramente bassissimi. Carlo tiene molto alla sicurezza sul lavoro ed essendo una brigata molto giovane ha voluto anche permetterci di lavorare in sicurezza, collaborando ovviamente con Gico e vedendo dove si poteva ottimizzare tutte le situazioni pericolose per noi. Il progetto futuro qui a Cracco Portofino sicuramente sarà un concetto molto legato alla sostenibilità, molto legato ai produttori e alla materia prima. Creare proprio la collaborazione con il produttore è qualcosa che rende unico anche poi la materia prima che si lavora.